L'accordo con Binance è saltato. Ciò conferma che c'era una voragine nei fondi dei clienti di FTX così grande che CZ non poteva giustificare questa cosa. Il calcolo per la decisione era probabilmente valore del cliente acquisito più possibilità di guadagno contro costo di riempimento del buco uguale risultato. FTX ha dichiarato bancarotta perché non sono riusciti a trovare investitori per tappare il buco di quasi 10 miliardi che hanno creato. Nessun investitore è così stupido da farlo, a mio parere. E se non l'ha fatto CZ, che è l'uomo più potente in cripto in questo momento, non l'avrebbe fatto nessun altro. Alameda, FTX Ventures e il loro sito web FTX sono inutilizzabili e questo non è un segno di un'azienda che è in grado di operare il proprio business, ovviamente. La maggior parte del team legale di FTX ha abbandonato la barca, che indica che le cose sono probabilmente peggio di quanto sembrano ed è quasi sicuro che una manciata dei dipendenti andrà in galera per questo casino. I prelievi sono bloccati, ma ci sono alcuni utenti che stanno cercando di vendere i propri conti per centesimi. Mossa poco intelligente a parere mio, però si vede che ci sono alcune persone che hanno bisogno del cash per fare altre cose. Sfortunatamente, se non c'è il supereroe di turno, fra virgolette, governo per salvare FTX, i miliardi di dollari dei clienti non verranno mai recuperati e probabilmente molti utenti dovranno aspettare più di 10 anni, come la situazione legale dell'exchange crypto Mt. Gox. La SEC ha iniziato indagini su FTX e FTX US per l'utilizzo dei fondi dei clienti. Sam Bankman-Fried, il CEO di FTX, ha dichiarato bancarotta personale e ha un debito di circa 650 milioni. Ci sono moltissime altre aziende che potrebbero collassare per via di FTX nelle prossime settimane. E questo è il portafoglio di Alameda Research e FTX, e tutte queste aziende saranno penalizzate finanziariamente da questo collasso. I fondi di Sui e Aptos potrebbero essere bloccati su FTX. Non sono riuscito a fare un video aggiornamento su Aptos dopo questo video. Però voglio dire che il progetto ha moltissime lacune, quindi state alla larga da questo progetto, soprattutto dopo il collasso di FTX. Questo è solo l'inizio dell'influsso negativo e guardando la lista di investitori di FTX sappiamo certamente che questo avrà un impatto in Web2 e in Web3. Le aziende saranno spinte ad essere più profittevoli anche se ci vuole tempo per costruire tutta questa infrastruttura del Web3. Sarà davvero una grandissima sfida per queste aziende. Tutti i problemi che si sono verificati quest'anno sono direttamente collegati alla centralizzazione e l'avidità degli esseri umani e non alla tecnologia sottostante. Ma sono sicuro al 100% che dopo questo evento i media, le persone che non capiscono cripto e la regolamentazione probabilmente attaccheranno la tecnologia stessa, che è sbagliato. Gli exchange centralizzati dovrebbero essere regolamentati in modo che non possano avere l'abilità di compiere questi atti illeciti. E come dice CZ, molti exchange dovrebbero iniziare a fare prova delle riserve, come stanno già facendo molti altri exchange. In tutto questo casino, le applicazioni decentralizzate DeFi hanno continuato a lavorare in modo impeccabile ed è tutto completamente trasparente. Con DeFi non esistono questi tipi di frodi. Uniswap, MakerDAO e Compound hanno sempre processato ogni compravendita e prelievo. Queste applicazioni sono state create per evitare frodi, perché il codice di programmazione lavora rigorosamente in una certa maniera. Satoshi ha creato Bitcoin e la visione delle criptovalute perché sapeva che le criptovalute dovevano essere un progetto più grande di qualsiasi singola persona. Le criptovalute riflettono la libertà ed è per questo motivo che alla fine siamo tutti qui. Libertà di cosa, mi chiederete? Libertà da altre persone, libertà dall'essere sotto controllo di un altro essere umano, da un dittatore o istituzione finanziaria. Il problema delle criptovalute è che molte persone pensano che siano soldi facili, in realtà non lo è. Solo quando l'intera infrastruttura sarà costruita e completata saremo in grado di vedere i nostri guadagni e i profitti si guadagnano sopravvivendo. Queste sono le mie considerazioni finali. Nel breve termine siamo fottuti, tutti quanti, ricchi e poveri, e lo capiremo nel primo trimestre del 2023 quanto siamo fottuti. Tassi in aumento, potenziale recessione, inflazione, aumento dei prezzi del gas e chi più ne ha più ne metta. In cripto c'è una citazione che dice: "Not your keys, not your crypto". Quindi comprate una chiavetta Ledger, mi raccomando non compratela da Amazon perché potrebbero vendervi una chiavetta Ledger col virus, quindi compratela direttamente dall'azienda che lo produce.
Soprattutto se avete grandi somme in cripto, comprate questa chiavetta e mettete le vostre criptovalute al sicuro. Questi non sono consigli finanziari, mi dispiace per tutte le persone che hanno perso soldi con FTX. Continuerò a parlare di cripto e a revisionare progetti cripto e a portare i migliori video su come investire. Iscriviti al canale e grazie per aver prestato attenzione a questo video.